Milano come locomotiva dell'Italia, ma anche dell'Europa, quali sono le iniziative da sostenere, soprattutto questo Milano Steam? Ma le iniziative sono quelle intorno alle traiettorie che abbiamo delineato, cioè Scienze della Vita, Milano può essere uno dei luoghi dove si fa ricerca, industria, digital innovation, dei migliori al mondo. Ce ne sono tutte le premesse, basta che diamo continuità a qualche investimento, non sono grandi investimenti, ma facendocene una passione, una mania. Green Economy, noi abbiamo tantissime aziende che possono veramente aiutare a risolvere i grandi problemi di inquinamento della città, del pianeta, perché le città sono un centro di problematiche green, perché si accumula molta gente in pochi spazi e molti trasporti in pochi spazi. Abbiamo parlato del capitale estetico, qui ci sono tantissimi prodotti che si vendono perché belli e ben manifatto, con una buona manifattura, e quindi questa è una leva su tutti i nostri prodotti. Abbiamo parlato della manifattura 4.0, queste sono traiettorie importantissime su cui la STEAM è un concetto che riguarda molto anche l'education, scienza, tecnologia, environment, art e manufacturing. Come vedete, i concetti di STEAM sono le traiettorie, ma sono anche nell'intervento del governo. Ecco, dal punto di vista del governo, ci sono delle iniziative che sono state prese, le ha elencate, soprattutto perché i giovani, certo, se ne vanno molto dalla Lombardia, ma comunque ce ne sono tanti che arrivano a Milano per la formazione. Quali sono queste iniziative che vanno appoggiate? Io ho lanciato una proposta che è quella di portare le università al di fuori del sistema pubblico. Se le università milanesi, come avete visto, stanno scalando le classifiche, sono più in grado di innovare, sono più libere di fare, noi qui potremmo essere veramente un centro di grande crescita della cultura scientifica, tecnologica, ma anche sociale dei giovani. E a questo punto noi rispondiamo indirettamente alla disoccupazione giovanile, perché c'è bisogno di giovani con queste caratteristiche, le aziende ne hanno bisogno. Deve andare, Presidente. Quante possibilità di vedere l'Agenzia del Farmaco a Milano? Come ho detto, io ritengo che abbiamo delle buone possibilità e competizione, ho detto, abbiamo dal 30 al 50%, lavoriamo, se lavoriamo bene aumentiamo, quindi lavoro in corso.